Luigi Ambrosio, direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologiche dei Materiali del CNR. Come può la ricerca far sì che ciò che oggi non è recuperabile e irriciclabile possa diventare in futuro riciclabile? Beh, innanzitutto già abbiamo avuto dei risultati notevoli su materiali che prima si pensavano non riciclabili e adesso sono riciclabili realizzando dei prodotti eccezionali. Quello che si continua a fare è innanzitutto cercare di utilizzare delle formulazioni, dare delle funzionalizzazioni a questi materiali che attualmente non sono riciclabili, metterli insieme e realizzare quindi, dare la capacità di realizzare questi prodotti, di riciclarli, ma principalmente mettendo insieme nuovi processi di trasformazione, realizzando, progettando anche il processo di trasformazione che può essere modificato rispetto a quelli attualmente utilizzati. Quali possono essere materiali che con questi processi possono essere recuperati e riutilizzati? Ma guardi, noi abbiamo già presentato un esempio che è quello delle barche, no? Materiale in cui si utilizzano i composti di silenzio con le barche, che veramente c'è una difficoltà e ci siamo riusciti. Esistono, ma sono tantissimi, devo portare come esempio, esistono purtroppo ancora dei materiali che ci sono delle difficoltà, però per esempio ancora altri prodotti nell'ambito dell'automobilismo, nell'ambito dei trasporti, dei compositi riescono ad essere riciclati, ma è ancora limitata la loro prestazione perché si realizzano delle strutture non molto performanti. Quelle che noi, su cui noi stiamo lavorando è prendere queste strutture, riprodurle, riprocessarle e fare dei prodotti che abbiano le stesse proprietà di quelle precedenti. Poi l'altra cosa interessante è quella comunque di realizzare un prodotto in cui noi dopo, a fine vita del secondo prodotto, riusciamo a riutilizzarlo, altrimenti non è vincente, perché molto spesso si riciclano dei prodotti, si fa quel prodotto finale, però poi dopo non si sa come procedere, probabilmente deve essere riportata in siti di raccolta, invece noi vogliamo riprendere quel materiale, dargli un'altra forma e quindi dargli una vita tra virgolette infinita.